Fino a poco tempo fa ero project leader nel settore di ricerca sul sistema nervoso centrale e periferico. Diciamo, sono più o meno 27 anni che sono qui, ma sono stato anche 2 anni negli Stati Uniti alla John Hopkins, pagato dalla Sigma Tau. Quindi diciamo che questa azienda mi ha dato la possibilità di fare ricerca ad alto livello, pubblicato anche su Science e su molte riviste importanti. Però a quanto pare la mia esperienza non interessa molto in Italia, per cui adesso mi ritrovo qui a cercare il lavoro. E sì, non è facile la situazione di un ricercatore perché appunto il lavoro non c'è, conosco bene anche la situazione con i centri di ricerca con cui collaboro, con gli altri centri CNR, Istituto Superiore di Sanità, Università. E manco i finanziamenti, si parla di ricerca, poi alla fine questa ricerca nessuno la finanzia. Per cui molti miei colleghi, per esempio di RBM l'anno scorso, sono stati costretti ad andare in Svizzera o in Germania. Ed è un peccato perché si perdono tante risorse importanti, perché questa azienda ha investito tanto nella ricerca, e così improvvisamente, dalla morte di Claudio Cavazza, ha deciso di ridimensionarla notevolmente. Praticamente è rimasta l'immagine della ricerca, perché sono state più di 70 lettere, sono già arrivate, e molte persone che lavoravano nella ricerca sono stati spostati in altri settori, tipo farmacovigilanza o altri tipi di ufficio. Sembra dunque più penalizzata il settore ricerca dell'azienda? Sì, ha avuto un forte ridimensionamento, i corridoi sono ormai vuoti, non so se poi assumeranno magari persone in seguito, magari giovani con contratti così a 1 anno, 2 anni, però per ora si sono svuotati i laboratori. E i benefici di questa ricerca praticamente li stanno godendo ora altre società, sempre del gruppo, per esempio la Sigma Tau Inc. o Biofutura, cioè società che fatturano un buon fatturato con risultati di ricerca fatti qui dentro, insomma. E io ad uno ho chiuso vari progetti che riguardavano ad esempio vaccini per l'Alzheimer, nuove sostanze per il Parkinson, e anche ultimamente mi interessavo dei cannabinoidi che avevano delle funzioni per quello che riguardava il dolore cronico. Però a quanto pare se c'è da investire non ci sono i fondi, quindi a uno questi progetti sono stati tutti chiusi, e quindi mi ritrovo qua insieme agli altri colleghi dell'azienda. Siamo in teoria 569 sotto cassa integrazione, di cui 85 solo nella ricerca, vengono dalla ricerca.